qualche mese Estra ha intrapreso il percorso per la realizzazione della Multiutility Toscana, un grande soggetto aggregatore di servizi. Quali benefici porterà la Multiutility? Il progetto Multiutility è già nel DNA di Estra. Oggi abbiamo assistito all'evoluzione di uno dei nostri soci che si è appunto evoluto in soggetto industriale e ha animato in maniera ancora più forte questa progettualità. È una strada obbligata se vogliamo superare la fragilità della gestione dei servizi pubblici e parapubblici in Toscana. Il sistema delle gare che si avvicina sia in ambito idrico che nella distribuzione del gas impone di crescere, di consolidarsi e avere forti disponibilità finanziarie. Solo una multiutility che aggrega e che cresce in Toscana ci può far affrontare queste prossime sfide. A proposito di investimenti, la politica sembra aver rallentato lo sviluppo attraverso la borsa. Cosa cambierà adesso? Nulla, la borsa resta un'opzione, fu già deliberata per Estra e è sicuramente una delle opzioni per far crescere questo progetto multiutility. Diciamo che la borsa è solo uno dei tanti modi per finanziare un'azienda che può ricorrere al sistema bancario, si può indebitare o può ricorrere al mercato. Noi non immaginiamo una quotazione in borsa che coinvolge soggetti speculativi o speculatori di livello globale e internazionale. Immaginiamo un azionariato diffuso, dei paletti ben determinati che impediscono la prevalenza nel tempo di questi soggetti. La maggioranza sarà assicurata in mani pubbliche, ma la borsa può essere utilissima se vogliamo avere una solida forza finanziaria che ci consenta di fare cosa? Gli investimenti di cui ha bisogno questa regione per sostenere una nuova economia dei servizi pubblici che non sia come quella del passato, banalmente accessoria o di sussistenza, ma che sia fonte di sviluppo economico sociale a tutela, a sostegno di tutti i nostri comparti industriali. Quali benefici porterà ai cittadini la multiutility? Questo processo di aggregazione, porterà maggiori investimenti che sosterranno le economie territoriali, porterà maggiori risultati economici perché ogni processo di aggregazione comporta dei risparmi, delle efficienze. Ci auguriamo che il risultato principale sia quello di ridurre le tariffe. Oggi il sistema tariffario in ambiente, settore ambientale, idrico ed energetico è estremamente rilevante per le tasche delle famiglie e delle imprese. Dobbiamo tutti impegnarci a ridurre l'impatto economico di queste tariffe, ma soprattutto un'azienda come la nostra, a differenza delle altre che nel tempo si sono affermate in Toscana, lascerebbero nel territorio tutte le risorse prodotte. Se un cittadino di Siena o di Arezzo o di Firenze, quando paga la bolletta, vorrebbe, credo, destinare l'intero risultato economico al proprio territorio invece che a Parigi o a Roma. E invece i prossimi passi di questo percorso? I prossimi passi di questo percorso saranno determinati nei prossimi mesi con la progressiva aggregazione di soci, territori che saliranno al piano alto della multiutility, a cominciare, mi auguro, da Arezzo e altri territori che vorranno aderire conferendo il proprio patrimonio azionario delle proprie utility locali o delle proprie partecipazioni.